Filippo, per te un arrivo alla Pistoiese in prestito dall'Empoli. Intanto ti chiedo come mai hai abbracciato il progetto Pistoiese, soprattutto diciamo così tutte le vicende extracampo che si sono svolte prima del tuo arrivo. Ho scelto il progetto Pistoiese perché mi avevano dato la parola che avrei avuto la possibilità comunque di fare minutaggio e nonostante le situazioni che tutti noi comunque conosciamo, a me interessava appunto il fattore campo e dare la possibilità di rilanciarmi, perché venivo da un periodo dove avevo avuto uno scarso minutaggio, di conseguenza la possibilità di mettermi in mostra in una piazza importante come quella di Pistoia mi è sembrata una scelta adatta per il mio percorso di crescita. Tu arrivi dal San Donato Tavernelle, girone di Serie D, sempre passi un altro girone che è quello il D di Serie D. Ti chiedo intanto così una prima impressione anche guardando le squadre, le altre forze del campionato, soprattutto hai giocato contro il Carpi, magari un'immagine anche su una delle squadre date nell'alta classifica di questo girone, e poi ti chiedo anche un po' a livello personale, oltre alle presenze sei un attaccante, quindi chiaramente segnare in questo senso un obiettivo personale. E a livello di girone, sì, anche nell'alto girone c'erano squadre molto forti come il Grosseto, il Livorno, piazze importanti. Io ho affrontato il Carpi e il Carpi ho visto una squadra importante con dei giocatori importanti, un tifo molto caldo, quindi una piazza che non molti anni fa aveva con sé la Serie A, quindi la storia del Carpi parla da sola. Per quanto riguarda l'obiettivo personale, quello di giocare tanti minuti, migliorare personalmente e fare quanti più gol possibili per aiutare la squadra e anche ovviamente me stesso.